Che succede qua? Ok, va bene. Uè, i lavoratori, come va? Salve, salve, salve. Si lavora qua, eh? Sì, vuole, ha bisogno, no, no, sto bene, sto bene. Siamo degli elettricisti formidabili. Ma siete scusi, bellissimi. Scusi, signore, ma lei chi è? Come la ringrazio. Sono Frank Maiolo, direttore del B-Win. Cazzo, ci hanno proprio chiamato da lì che c'è un guasto elettrico. Oh mio Dio, non ne sapevo nulla. Non lo so, venite a riparare, venite a dare un'occhiata nel caso. Ne sto dicendo, ci hanno detto che c'è un guasto e volevamo venire a mettere a posto, non so, lei è il direttore, giusto? Io sono il direttore, ma ero là, mi sembrava che funzionava tutto. C'è una segnalazione. Ok, se c'è la segnalazione venite a dare un'occhiata. Signore, mi sente? Signore? Sì, sì, scusate, dicevo, se c'è una segnalazione venite a dare un'occhiata. Ok, ci apre lei per controllare. Ragazzi, caricate tutti i cavi, certo, nell'altro furgone. Se dovete le finire il lavoro, venite subito. Dobbiamo solo fare questo lavoro e andiamo via subito. Ci paga e andiamo via subito. Va benissimo, vi aspetto là allora. A tra poco. A tra poco. Andiamo, ragazzi. Stavo parlando premendo un altro tasto, perché sono abituato qui, invece qui ci ho messo la radio. Anzi, forse è il caso di metterci. Una cosa, rimettiamo un attimo il tasto giusto, però sennò non sono abituato, poi dopo per la radio me la valuto un po' quali tasti dargli. Scusate, faccio velocissimo, mi piace però farvi vedere quello che faccio, non che vedete uno schermo che non capite, almeno chi è entrato anche ora capisce un po' come gestisce il francone e tutte le sue cose. Tasto O, ritorno a tasto N per ora, che N è abbinato a questo tasto qua. Ok, chiudiamo lo schermo e andiamo. Quanto mi piace l'organizzazione. Questi sono quelli della mafia, ragazzi. Cioè non mafia, scusate, sono polizia ce n'è. Sono quelli del che mi hanno chiesto il pizzo a me. €1000 a settimana, per ora niente di che. Però ovviamente io non so che sono loro, capito? Perché loro sono venuti mascherati quando sono venuti. La voce la riconosco, so chi è uno streamer, Alex Piro. Alex Piro 84, potete trovare. Allora, avanti. Allora, quindi non capisco come questo server vada avanti con tutta questa roba originale, se resta tale vengo anch'io. I am Felix, io ti dico questo, vieni, gioca e divertiti. Quando chiuderà, ne aprirà un altro, sempre loro. Hanno tutto salvato, ne aprono un altro al volo. Sicuramente non vanno a rompere i coglioni a questi server un pochino più tranquilli per ora. Poi oh, quando succede succede. Come ho impostato il controllo voglio fare anch'io. Alien Finalitz. Guarda, se hai Xbox, la mia la trovi online. Ora ti faccio vedere. Ora ti faccio vedere al volo. Prima di andare alla B-Win. Intanto facciamoli aspettare un po'. Ti faccio vedere. Guarda, la spammo nella community, almeno te la puoi trovare. Se hai Xbox, se hai PlayStation, devi trovartene un altro. Quindi la mia è questa. Te basta scrivi controllo GTRP live Xbox di Frank Mazzone, che ora diventerà di Frank Maio. Non posso modificare il nome. Di Frank Mazzone. Vabbè, cerca quello di Frank Mazzone, dai. Strano. Se potevamo modificare il layout, se la facciamo così, vabbè dai, è questo, cerca questo, vai su cerca e cerchi questo qui, scrivi Frank Mazzone. Scusate ragazzi, ora però mi piace aiutare tutti, eh? Però vabbè, quando siete lì cercate quello, se invece hai quello della PlayStation cerca la parola, cerca Foggiano, però guarda cosa ho fatto, accelero, hai capito? Accelero e posso guardarmi anche intorno mentre accelero, vedi? Ti ricordi non ti riuscivo sulla tua, su quello della PlayStation? Qua sono riuscito a metterlo, ci sono messo con calma un po' di prove.
operai. Vediamo se mi sentono con questo. Signori, eccomi qua. Ok, è qua, direttore. Allora, mi faccia vedere la cassetta dove sta tutti i cavi. Prego, questa è qua. Ragazzi, prendete l'attrezzatura. Preso tutto. Guardate, quella porta là, ragazzi. Tutto là dentro. Ok. Va bene, io fare. Ok, vai dentro. Tira i cavi. Allora, ragazzi, tirate i cavi per bene. Prendete il trapano e fate tutto quello che dovete fare, ok? Va bene. Mi raccomando, un po' attenzione, ho roba importante là dentro. No, non si preoccupi, noi grazie, lavoriamo okay. Bene. Non si preoccupi. Devo portare famiglia a fine mese. Ok, allora, ragazzi. Ora tu, per rendere cavo lì, e dovrei portare questa scatola lì dietro. Albanese, cos'ha? Non sporcate per terra, mi raccomando, non sporcate per assolutamente. Terra. Assolutamente, pulisce dopo okay. Lui. Ok, prendi scopa, capito? Martello, guarda, martello in terra. Ok. Bella. Scusi, direttore. Per ora tutto bene. Di nulla. Dobbiamo collegare. Ci hanno segnalato che c'è un guasto che parte da qua, dalla cabina di qua, e arriva a tutte le altre attività. Non lo so, adesso faremo tutti i controlli dovuti. No, per ora è tutto ok, te l'ho detto, magari. Guarda bene, controlla bene che i guasti dritto, ne ha avuti bolla, finora, è andata via la luce. Non va bene. No, qui tutto a posto. Tu li hai collegato. Hanno mantenuto tutto bello stabile. Meno male. Oh cazzo, è più grande no, è di me spento, questa cosa. Quello è un bug, raga. Sempre spento quello giallo, all'altro giallo, quello blu. Se non si preoccupa, io faccio lavori. Da quant'è che ha l'attività, signore? Siamo quasi a una settimana. Vediamo se quasi funzionano una queste cuffie. No, capisco. Si guadagna? Ma insomma, diciamo, mi sono tolto qualche sfizio, però, perché avevo soldi iniziali. Con l'apertura dell'azienda, sa, c'è stato... okay. Diciamo, il comune ci ha dato dei soldi iniziali a noi giovani per partire. Funziona. Capisco. Me li sono un po' giocati tutti con quel gioiellino là fuori. No, io devo dire che fatturo, non mi lamento. Devo dire che c'ho tanto lavoro in città. Sì. Dai una sì. Piccola scopata per terra che qui tutto sporco. Ragazzi, non fate casino e non sporcate, mi raccomando. Siamo già detto. Ora ti fanno il foro e portano via la cassa fuori. Sì, sta collegando, c'erano dei cavi scollegati, lui ha messo in bolla bene quello. Ho provato le stanno facendo bene le per ora questi ragazzi. Ok. E da di là se ci ha visto problemi, che sistemo. Ok. Collegato? Signore, hanno quasi finito. Sì, sì. Il costo del lavoro comunque sono 400 euro. Avviare 400 euro? Sì, signore, abbiamo dovuto lavorare dentro la cabina, abbiamo dovuto mettere materiali, i cavi, abbiamo dovuto fare i fori. Capisce che il lavoro è... Avviare? Ci sono 6 persone che lavorano là dentro, capisci? Avvia al contrario. Ah sì, capisco. Vabbè, diciamo che non vi avevo chiamati, andava tutto bene, però... Ma per forza, ci hanno chiamato dalla parte del comune, ci hanno detto che c'era questo problema elettrico, e noi dobbiamo agire. Vabbè, dai, allora per questo vi pago, però la prossima volta avvertitemi. Certo, non si preoccupi, ma guardi, se dai in cash 350 euro vanno già bene. E allora aspetta che prelevo qualcosa. Vabbè. Ecco fatto. Funziona ora? Possiamo farlo presto. Si sono guadagnati, ragazzi. Dove si sono guadagnati? Stia attento che se no se rirompe deve risistemare l'altro. Non rompete un cazzo perché il direttore non ci paga un cazzo. No. Vi sto dicendo lui di stare attento. Attenzione là, mi raccomando. Assolutamente, professionalità prima di tutto. Non si preoccupi, è tutta gente professionista. Ok, ti fai partire. Allora tenga, le do 350. Tenga. Grazie mille, lei è gentilissimo. E grazie mille per il lavoro e la velocità. Attenda perché adesso faccio pulire il tutto. Ragazzi, pulite il tutto se avete fatto. Se fa presto a fare i soldi. Vabbè, se la meritano per la scena RP, se lì poi meritano. Okay, chiaro che ora non hanno fatto niente, qui funziona tutto. Direttore, venga a vedere se è pulito, se vuole un'altra pulita. Guardi. Dai, viene una scopata. Allora, mi sembra tutto pulito. Ok, non è che avete toccato qualcosa in questi server? No, ho toccato niente. Abbiamo sistemato, c'erano due non avete toccato un cazzo, spero. Migliorava meglio in teoria. Ok, aspetta, vado a controllare. Abbiamo cazzo potenziato con le ascelle, porca troia. Qua finito tutto. Andiamo ragazzi, caricate la roba, dai. Ok, il sistema funziona. Fate provare al direttore un attimo. Sì, il sistema funziona, tutto a posto, ragazzi. Funziona adesso? Sì, sì. È tutto a posto? Sì, l'allarme va? No, l'allarme non l'abbiamo ancora installato. Ok, allora ragazzi, ci chiami. Ringraziate il direttore.
Signore, grazie, grazie per il suo tempo. Ci vediamo presto. Arrivederci, buon lavoro. Se devo richiamarvi, come faccio? No, non si preoccupi, il comune noi ci contatta per ogni minima cosa. Ah, ok. Come vi chiamate? Lei... la vostra ditta? La? Io mi chiamo Jersey. No, 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 la ditta. No, la ditta. Jones e Bay. Jones and Bay. Jones Electric. E Bay. E Electric. Sì. Ok. Grazie, allora. Se vada al comune, chieda di noi. Sì, arrivederla. Vada. Arrivederci. Jones Bay, ok, perfetto. Arrivederci. Buoni lavori, arrivederci. Hanno messo proprio diretto in culo questi qui. Che bastardi, 350. Ah, l'ha fatto... 350 è nero. È vero. Ha dato 350 nero. Ragazzi, ma una fattura no? No, signore, gli ho fatto uno sconto. Ah. La fattura gliela farà il comune, non si preoccupi. Capisco, semmai la prossima volta, mi raccomando, devo scaricare. Certo. Arrivederci. Non mi avete fregato, vero? Arrivederci. No, Bastardi! 350 euro, se li sono meritati, bravissimi. Che simpaticoni.